Ma in questo giorno, che è la giornata mondiale del turismo, abbiamo pensato come Fitascat Puglia e come USR Puglia ad un evento e ad un incontro a Santa Cesaria Terme, un luogo incantevole, per parlare di turismo insieme ai rappresentanti istituzionali della regione, l'assessore Lopane e l'assessore Sebastiano Leo, di turismo sostenibile insieme al collega di Assoturismo, per parlare di turismo sostenibile, la capacità di creare ricchezza, di accogliere le persone trasformando questa ricchezza e distribuendola sul territorio per far sì che il turismo diventi appetibile per le nuove generazioni in termini di lavoro. Sentiamo quotidianamente ormai la difficoltà da parte delle imprese di trovare manodopera, di trovare profili professionali adeguati. Beh, in questa circostanza vogliamo provare a discuterne anche insieme ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Santa Cesaria Terme, per vedere e per riscoprire la capacità di creare un turismo sostenibile da ogni punto di vista, in termini ambientali, in termini sociali, in termini di coesione sociale. Nella giornata mondiale del turismo si riscopre il valore del turismo come valore di contatto fra le persone, anche nel tentativo di portare in pace nei territori oggi colpiti da conflitti terrificanti. La CISL sul turismo sostenibile, ma soprattutto mettere al centro anche la contrattazione e l'innovazione. Noi da sempre sosteniamo che il turismo è un pezzo importante dello sviluppo regionale, dello sviluppo pugliese, e sicuramente il mettere oggi insieme anche due assessori alla formazione e al lavoro, Sebastiano Leo, e al turismo Gianfranco Lopane, per noi è un'opportunità. È ovvio che per noi il settore va rilanciato attraverso una governance partecipata, attraverso il confronto strutturato. Questo non perché non c'è, ma sicuramente va potenziato. Bisogna coinvolgere i territori, bisogna coinvolgere le istituzioni, ma soprattutto rilanciare anche in termini di opportunità di lavoro. Il turismo non si limita a 2-3 mesi l'anno. Noi vogliamo davvero che si possa rilanciare come una vera e propria opportunità per lo sviluppo pugliese, ma anche per le persone che lavorano. La sostenibilità è un costo necessario, gli imprenditori devono hanno un costo culturale, cioè devono cambiare approccio sistemico rispetto al mondo del turismo e pensare che senza sostenibilità il futuro è impossibile, non ci sarà. C'è un costo economico che gli imprenditori purtroppo oggi, riempiti da balzelli di qualunque genere, non sono in grado oggi, soprattutto i piccoli, di sostenere. Infatti oggi la sostenibilità, lo vediamo, funziona per le grandi aziende e già per le medie comincia ad essere un problema. Allora bisogna ripensare al sistema di declinazione del concetto di sostenibilità in funzione ovviamente delle geografie e delle attività, sostenendole dal punto di vista proprio economico con dei progetti pubblico-privati che possano portare in un medio tempo a un processo mai da finire verso la sostenibilità. Però ripeto, c'è anche un approccio culturale, che è quello di cominciare a pensare che la sostenibilità ha un rendimento non solo economico, ma soprattutto a livello di futuro, di marketing delle nostre destinazioni. Il turismo in questo momento è al centro delle riflessioni dell'industria, del mercato che rappresenta, è oggi sempre più importante soprattutto per una destinazione che è ormai internazionale a tutti gli effetti. Puntare sulla qualità dei prodotti turistici, qualità dei processi, qualità anche dell'occupazione, della capacità anche di sbocco professionale. Abbiamo bisogno in questo settore di numerosissime nuove professionalità, e per questo anche l'eccellenza dei percorsi di formazione può rappresentare uno stimolo in più per intraprendere questo tipo di iniziativa personale e professionale. Naturalmente l'effetto del turismo di qualità è un effetto trainante anche per tutti i segmenti dello stesso mercato, per cui è importante puntare sugli standard di qualità, perché è chiaro che così la nostra destinazione risulta ancora più attrattiva. La Regione Puglia da un po' di anni
come dire, come un po' tutte le regioni del resto, abbiamo compreso che qualificare, formare i nostri ragazzi e le nostre ragazze è assolutamente fondamentale. È chiaro che l'asset del turismo è straordinariamente importante per una regione come la Puglia, e quindi per essere al passo con i tempi, ma anche per avere le stesse conoscenze e competenze dei propri caetani anche nel resto del mondo, occorre formare, occorre avere, diciamo, competenze molto alte, occorre avere, diciamo, anche la conoscenza delle lingue importanti, insomma occorre che, diciamo, queste competenze siano davvero all'altezza di un asset economico assolutamente straordinario. E quindi un'offerta formativa importante che noi abbiamo in Puglia, che è quella dell'ITS, che è quella delle scuole pubbliche, degli alberghieri, del turismo, degli istituti tecnici per il turismo, ma anche del sistema universitario. Insomma, abbiamo un'offerta formativa importante, penso che possiamo sicuramente dare ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, e non solo, quelle giuste conoscenze e competenze per entrare, ma anche per rimanere nel mondo del lavoro.